Come sentivate dai titoli, l'Italia torna in recessione. Nel secondo trimestre il PIL è calato infatti dello 0,2%, mentre è sceso dello 0,3% su base annua. Si tratta del peggior dato degli ultimi 14 anni, sottolinea l'Istat. Le promesse e le previsioni del governo quindi si scontrano con una realtà che dice che la ripresa nel nostro paese è ancora lontana. Tra i primi commenti oggi è arrivato quello dell'Unione Europea. Il PIL italiano peggiore delle attese avrà un impatto negativo sulle finanze, ha dichiarato Simon O'Connor, il portavoce del commissario UE agli affari economici. Il presidente del Consiglio Renzi ha invece affidato ad una lettera inviata ai parlamentari della maggioranza la sua analisi. Non ci sono alibi, l'Italia deve cambiare, ma dipende solo da noi. Avanti con più decisione sulle riforme. Questo in sintesi il messaggio del presidente del Consiglio. Dai partiti della maggioranza e da importanti esponenti del governo invece si attribuisce la mancata crescita alla crisi complessiva che sta vivendo l'Europa. Lo ha detto prima il ministro del Lavoro Poletti, poi il ministro dell'economia Padoan. Sentiamolo nell'intervista rilasciata oggi al TG2. È un dato negativo, ma ci sono anche aspetti positivi. La produzione industriale sta andando molto meglio, i consumi continuano sia pur lentamente a crescere. È il frutto di una crisi internazionale, ma soprattutto europea, che non è finita, ma anche il risultato del peso di impedimenti strutturali e di un debito elevato che l'Italia si porta appresso da tempo. Se ne esce continuando con la strategia del governo, riforme strutturali, semplificazioni, aumento della competitività. Dietro l'angolo non c'è una manovra, il governo osserva attentamente l'andamento della finanza pubblica e con un controllo attento delle spese la manovra non c'è. Per le famiglie soprattutto, ma anche per le imprese, abbiamo abbattuto le tasse, lo abbiamo già fatto nel decreto di aprile, e con la legge di stabilità renderemo permanente il bonus. Quindi alle famiglie dico, dovete avere allo stesso tempo fiducia e dovete spendere al meglio le risorse aggiuntive. Quindi così nel primo pomeriggio il ministro dell'economia, in diretta con noi al telefono c'è l'economista Emiliano Brancaccio. Buonasera professore. Buonasera a voi. Dato negativo frutto della crisi complessiva europea e dei problemi del passato, come diceva Padoan? Guardi, purtroppo quello di Padoan, mi dispiace doverlo dire, è un disco rotto, è un film che ormai vediamo dal 2011, è dal 2011 che il governo e la Commissione europea continuano a prevedere crescita e continuano finalmente a vedere l'uscita dal tunnel e vengono seccamente poi smentiti dai dati reali e dai fatti. Padoan non fa altro che reiterare questi errori di previsione e francamente questo significa una cosa molto semplice: il governo e la Commissione europea continuano a negare una realtà di fatto. L'austerity deprime l'economia e non migliora, ma peggiora i conti pubblici. Ecco, ma cosa non ha funzionato secondo lei nei provvedimenti presi dal governo? Sentivamo prima citare ad esempio il bonus dell'80 euro e quell'invito del ministro a spendere. Beh, lasciamo stare l'invito del ministro a spendere. La verità è che quel bonus di 80 euro da un lato non funziona perché i lavoratori hanno dovuto comunque far fronte al deterioramento dei risparmi che si è verificato nel corso di lunghi anni di crisi. Dall'altro quel bonus si iscrive comunque in una politica economica complessiva che rimane di austerità, perché ricordiamoci che lo Stato continua a prelevare dall'economia reale più di quanto eroghi al netto degli interessi. La politica rimane di austerity e finché rimane di austerity saranno guai. Grazie Emiliano Brancaccio, buona serata, a risentirci. Grazie a voi. E proprio mentre venivano comunicati i dati sul PIL, Matteo Renzi era a colloquio con Silvio Berlusconi. Oggetto del confronto, in questo caso durato circa 3 ore, le riforme, in particolare la riforma della legge elettorale.